Ciao a tutti, benvenuti al streaming di Gamer vs Food 2, il torneo svoltosi al ristorante giapponese internazionale a Padova, ostato da Stream Fighters, come sempre. Io sono Albe Freak. Io sono Danilo di Eden Fate Club da Bologna. Siamo qui stasera grazie appunto al ristorante internazionale di Padova in via Venezia 65. E adesso tra poco cosa abbiamo? Vedremo. Chi gioca? Allora giocheranno Forgo contro Dottor Thomas. È un match molto interessante questo. Dottor Thomas è venuto fin qui da Torino, lo vediamo a sinistra qui. Ha un Necalli molto 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 insidioso, un giocatore di grande esperienza, si vede. Mentre il nostro Forgo usa Bison, il dictator. Ne vedremo delle belle. Necalli è un personaggio che si è dimostrato essere uno dei preferiti di questo torneo e in generale sembra essere uno dei preferiti dalla community tutta, perché è un personaggio veramente molto forte, pieno di opzioni, veramente difficile da contrastare. Devour our. Aspettando il settaggio, Nel frattempo ricordiamo a tutti che i premi sono offerti da Gameside, un negozio di videogiochi in via degli Zabarella a Padova, che come al primo posto si aggiudicherà un new Nintendo 3DS. Al secondo posto, grazie a Kissashop.it, la prima fumetteria in Italia con il reparto alimentare in via Morgagni a Padova, avremo come secondo posto un cestino di prodotti alimentari giapponesi. Beh, almeno uno dice, si riempie lo stomaco il secondo classificato. E il terzo posto invece si porta a casa, grazie a JLMyLifeToys.it, un negozio di action figure online, un bellissimo Jigen, un action figure di Ban Presto. E appunto, come dicevamo, abbiamo un Dictator e un Necalli, quindi Dicta per Forgo e Necalli per Dottor Thomas da Torino. Ah no, vanno diretti, saltano le presentazioni, niente, questo è già buono. Provano il volo e i tasti. No, perfetto, era button check, niente, finita così, benissimo, applausi. GG a tutti quanti. Bellissima, era la finale questa. Bello vedere come scelgono sempre delle arene pulite, ben illuminate, appunto la strada in Cina, ad Hong Kong, con gli autobus e la cucina, io non la sopporto. Nei tornei del 4 spesso si tendeva a usare il training stage, essendo uno stage completamente vuoto, bianco, con i quadrati. In realtà si usa anche qui, però bene o male. Comunque vediamo che è già iniziato il match e stanno cambiando un po' di colpi di scaldamento. La pressione di Necalli è veramente mostruosa. Non permette all'avversario neanche una mossa. Viene all'angolo e poi adesso si allontana per studiarlo un po'. Bison cerca di andargli vicino per la presa, ma niente. Scissor kick fallito. Crash counter con pestone. Sarà difficile per Bison, è un matchup difficile. È un matchup molto difficile per Bison. Essendo Bison un personaggio che si basa molto sulle frame trap, Necalli avendo i suoi rialzi invincibili è veramente molto fastidioso. Siamo un round a zero per il avviso che la batteria due shock scarica. Un round a zero appunto per il nostro
Thomas. Crash counter, combo da crash counter. Buon danno. Esce il jump in, ma non il conferma come tempo. Questo avanzamento col testone è veramente mostruoso. Vision non si lascia stannare qua. Attenzione qua, critical. Entra, la mangia tutto. Questo è un bel comeback qua. Tanto danno, big lasagna qui. Ah, ancora tutto può accadere. Vediamo il V-trigger attivo per il Dicta. Oh, uffa l'antiere, attenzione. No, chiude Necalli. Buona. Abbiamo... esatto. Ristorante internazionale di Padova in via Venezia 65. E riprendiamo qua con i nostri match. Abbiamo ripreso il match, caro zio Lolo. Ah, qua vediamo. Molla delle belle scosse telluriche Necalli. Ci ricorda Sea Viper. Ancora pestoni. È un po' più cauto questo giro Bison nell'avvicinarsi. Bom, Frollo butta all'angolo. Pressione con i pestoni, ancora pestoni. Preso in counter quella, ha provato a tirare qualcosa. Buono il jump in, scissor kick. Direi che la lead ce l'ha Bison in questo momento ancora. V-reversal per Necalli. Si tengono a distanza. Confermo, sì, confermo. Ancora scissor kick, lo butta all'angolo. Ottimo blocking da parte di Bison. Ancora scissor kick, attiva il trigger. Ma questo Necalli si difende bene, sa quando poter entrare. Throw di Bison, lo spiazza all'angolo. Ottimo blocking sempre da Necalli. E niente, anti-air. Non si fa saltare in testa il Dicta. Il Dicta del Forgo. Forgo il distruttore. Entriamo nel vivo, perché Bison cerca di rompere la difesa di Necalli, ma è solidissima. Vai nel jump in, combo, reset non riuscito. Si difende bene il dottor Thomas. Ha fatto tutta questa strada su 400 km, direi che li ha fatti con cognizione di campo. Intanto Forgo si auto mette all'angolo, se ne... abbastanza audace, no, ma finisce fuori. Throw escape, scissor kick del Forgo, lo tiene all'angolo. La lead del dottor Thomas ancora presa, lo butta all'angolo, lo tiene lì. Ottima pressione, presa ancora, è quasi vicino allo stun, continua a tenere alto il livello di stun, ma niente, sembra Bison si libera. Teleport destra sinistra, throw, lo butta, lo porta quasi all'altro angolo. Buono, entra ex fireball lì di Bison. V-reversal, ma non riesce a punire. Lo tiene all'angolo. Il tempo del comeback è forte nell'aria. Sai, con inferno, esatto. Comeback moment, lo spara nella cucina dell'altro ristorante cinese qui. E niente, 1-1, palla al centro. Bellone sto match, nessuno dei due vuole lasciare niente all'avversario. Trovate i miei genitori. Ottimo. Allora qua abbiamo ripreso 1-1. Stomp del Dicta. Ottimo blocking. Non si può rimanere troppo in aria con Necalli, visto il suo shoryu insicuro. La lipbox è decisamente largo. Ha un ottimo anti-air, è selvatico questo Necalli. Veramente un bel personaggio, complimenti a Capcom per averlo concepito, meno complimenti per come sono messi i server. Grazie Capcom, grazie Sony, ringraziamo. Presa, lo butta all'angolo, Necalli tiene all'angolo questo Bison, stomp e stomp, non lo fa muovere. C'è la pressione tremenda di Necalli all'angolo, non capisco perché ogni tanto si mette a saltare indietro e gli...
la pressione purtroppo va a mancare, e infatti vediamo che ogni volta che si... Forse un eventuale bait, vorrei... ma non sta funzionando, perché comunque vediamo che ogni volta che ne calisce una mano dall'angolo, Bison lo riesce a recuperare. Invece quando è all'angolo Nekali è decisamente in vantaggio. Qui vediamo la lead la tiene Forgo, ma questo Nekali continua. Ah, attenzione, ha whiffato un suo shore, una sua reversal. E niente, lo tiene all'angolo. Bison tiene all'angolo Nekali. Magic Pixel per Nekali. Niente, chiude Forgo, riesce a chiudere. Psycho Inferno lo butta nell'autobus diretto in Slovenia. Comodissimo. 27 ore. Qui abbiamo ripreso Stomp Stomp. Bison difende bene. Qui la lead del Dr. Thomas. Nekali si tengono lontani. Attenzione, Nekali prova un jump in, presa, whiffa e Bison punisce con presa. Forgo sembra che lo sta avvicinando lentamente all'angolo. Scissor kick, lo butta all'angolo, ottima combo. Rialzo Minty. Diciamo che quel primo match era decisamente un match di studio per Forgo, perché decisamente sta recuperando molto. Stanno giocando un po' più aggressivi adesso. Sono resi conto che sono due personaggi che stanno giocati aggressivi, anche se va detto un po' tutto il cast va giocato aggressivo in questo gioco. Un gioco più meno difensivo, vediamo che. E niente. Riesce a togliere. Arrivare alla fine della barra di Bison, finalmente per la prima volta dopo il primo match. 1-1, questa bella. Bel Bison ha l'intero meter pieno, mentre Nekali non ha neanche una barra. E questo... Attenzione, Scissor Kick lo tiene all'angolo e ancora butta all'angolo. La presa. Ottima pressione da parte di Bison, ma c'è anche ottimi colpi da parte del Dr. Thomas. All'angolo, molto bene, molto bene. Cambiano colpi al centro dello schermo. V-reversal, non entra. Una volta non utile. Ha molto poco range. E qua sembra molto utile la throw di Bison. Attiva il trigger, inizia la sua pressione devastante. V-reversal che viene whiffato. Può chiudere. Forse va a chiudere, vediamo se c'è un gran comeback, ma non sembra molto probabile. Tutto può accadere ancora. Può accadere. Niente anti-air lì. All'interno due barre di meter ma parate. Buona, throw, chiude. Chiude. Ottimo modo di trovare una persona. Abbiamo il Forgo che si porta a casa la vittoria. Sono invitato a fare